La piccola enciclopedia della cucina vi farà scoprire oggi il mondo delle crostate nelle versioni sia dolci che salate. Con l'aiuto dei nostri chef ho infatti selezionato per voi 5 ricette varie e gustose per preparare quiche e crostate come le vere boulangerie parigine. Le torte salate sono inoltre un valido aiuto per tutte le donne che lavorano, perché si possono preparare con largo anticipo, congelare e rimettere poi qualche minuto nel microonde proprio quando gli ospiti stanno ormai suonando il campanello di casa. Per la prima ricetta ho scelto un classico piatto mediterraneo di verdure miste, servito ovviamente in crosta. Ecco quindi la crostata di verdure con pomodori, cipolla e peperoni, ma come sempre le verdure potranno essere sostituite a seconda del gusto personale e della stagione in cui realizzerete la ricetta. Pomodori, cipolla, peperoni verdi sono le verdure necessarie per preparare questa crostata salata. Lavorate insieme acqua, olio e farina. Salate e continuate ad impastare fino ad ottenere un composto liscio. Stendete la pasta con il matterello e foderateci uno stampo. Schiacciate l'aglio e mettetelo in una bowl insieme a peperoni, pomodoro e cipolle. Condite tutto con abbondante olio, sale e pepe e distribuite tutto sulla pasta. Infornate a 200 gradi per 45 minuti. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Per la quiche al salmone potrete preparare in anticipo della pasta brisée o acquistarla già pronta senza dirlo a nessuno. Il salmone potrete invece scegliere se utilizzarlo fresco, deliscato e sfilettato o affumicato per un gusto ancora più intenso. L'importante è che proviate questa ricetta perché merita una menzione speciale. Prima di iniziare a cucinare, ricordatevi di preriscaldare il forno a 200 gradi. Foderate uno stampo con la pasta brisée. Eliminate le parti in eccesso e bucherellate la pasta con una forchetta. Ricoprite il fondo con fette di salmone e adagiateci sopra il camembert a pezzetti. In una bowl lavorate bene le uova insieme alla panna, un pizzico di sale, una macinata di pepe. Versate il composto nello stampo e ricoprite tutto con la gruviera grattugiata. Infornate a 200 gradi per 30 minuti. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Avete mai pensato di fare una crostata di cipolle? Io sì, ed è per questo che ho chiesto ai nostri chef di ideare questa ricetta per me, che sarà, come vedrete, più leggera della versione originale, senza per questo rinunciare all'inconfondibile gusto. Per gli amanti dei sapori delicati mi permetto di suggerire di utilizzare per questa crostata salata le cipolle rosse di Tropea, molto più dolci delle altre. Sentirete che profumo e che sapore! La crostata di cipolla è sicuramente una delle torte salate più gradite e conosciute. Ecco come prepararla. Spennellate di burro lo stampo per la crostata. Foderatelo di pasta brisée, eliminate la parte in eccesso e bucherellate il fondo con una forchetta. Infornate a 180 gradi per 10 minuti. In una padella fate sciogliere il burro, aggiungete la cipolla, salate, coprite con un coperchio e fate cuocere per 40 minuti.
Incorporate quindi la besciamella, noce moscata e pepe e fate cuocere ancora un po'. Passate le cipolle nel passaverdura e versatele nello stampo. Ricoprite tutto con pan grattato e parmigiano grattugiato e infornate a 200 gradi per 15 minuti. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Crostatine al kiwi. Questa ricetta ha una storia. L'ha inventata tanto tempo fa una mia amica che andava letteralmente pazza per questi frutti esotici, ma ormai non più di tanto. E poiché veniva sempre derisa dal fidanzato che disdegnava invece dolci frutti verdi, lei ha inventato questa ricetta per far mangiare comunque i kiwi alla sua dolce metà senza farsi scoprire. Come tutte le storie d'amore, anche questa ha un bellissimo finale, perché ora i due piccioncini si sono sposati, si amano alla follia e festeggiano ogni anniversario con questa crostata di kiwi. Perfette come merenda, dessert o sfizio di fine giornata. Piacciono davvero a tutti queste crostatine al kiwi. Ricavate da un foglio di pasta frolla dei dischetti e foderateci degli stampini da crostata. Bucherellate il fondo con una forchetta e infornate a 160 gradi per 12 minuti. In una boule mescolate insieme un tuorlo e due uova. In un'altra sciogliete la maizena con un po' di succo di frutta. Aggiungete lo zucchero e le uova battute e mettete il composto sul fuoco insieme al succo di frutta rimasto. Fate cuocere mescolando continuamente fino ad ottenere la consistenza di una crema. Mettete la crema in una sac à poche e riempite le basi di pasta frolla. Sbucciate un kiwi, tagliatelo a fette e coprite di fette di kiwi la superficie delle crostatine. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Come ultima ricetta della giornata non poteva mancare una crostata con banane e cioccolato. Banale, penserete, ma prima assaggiate questa libidine del gusto e poi mi direte se valeva o meno la pena di cadere nella banalità. Il dolce, inoltre, sarà sempre un'ottima scusa per far mangiare la frutta ai vostri bambini, che non avranno mai il coraggio di dire di no a tanta bontà. Tutti i golosi lo sanno, banana e cioccolato è un accostamento irresistibile. E noi ve lo proponiamo in questa crostata. Foderate lo stampo che vi servirà per la crostata di pasta frolla. Eliminate le parti in eccesso e bucherellate la pasta con una forchetta. Infornate a 160 gradi per 10 minuti. Fondete a bagnomaria il cioccolato. E quando sarà completamente sciolto, versatelo sul fondo della torta livellandolo bene. Sbucciate una banana, tagliatela a fette e disponete le fette su tutta la torta. Frullate insieme tuorli, zucchero e panna e versate il composto sulla torta fino a ricoprirne l'intera superficie. Infornate a 150 gradi per 20 minuti. Con una sac à poche formate sulla crostata una griglia di cioccolato e servite. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Avete visto quante preparazioni in così pochi minuti? Sono certa che ora anche voi avete capito perché a casa, quando invito gli amici, non faccio mai mancare un po' di quiche e crostate. Sono veloci da realizzare, si possono preparare in anticipo e sono talmente buone che finiscono subito. Con me ci vediamo alla prossima puntata. Non mancate!